La prima volta che ne ho parlato in società fu dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Giocava esterno, alto, nel Borussia Mönchengladbach, non era un attaccante, una prima punta, non sapeva nemmeno lui di esserlo. Oltre a Dzeko ci mancava ancora qualcosa per completare, diciamo, tutto il reparto. E lui era il prescelto. Si infortunò, avevamo già iniziato le trattative, avevo già iniziato a parlare col papà, avevo parlato con Marcus e la negoziazione stava andando avanti spedita anche grazie a Mino Raiola, quasi definito tutto. Se non che la domenica precedente agli incontri definitivi si fece male al ginocchio, si dovò cambiare obiettivo. Però quegli incontri rimasero la base, soprattutto quelli col papà, con Lilian, perché dissi a lui, e lui l'altro giorno me lo ricordava appunto, mi disse: tu sei stato il primo a dirmi che mio figlio era un attaccante centrale, poteva fare la punta. E papà non aveva dimenticato questo, nemmeno Marcos, che eravamo stati i primi e che il progetto nostro era un progetto finalizzato e mirato su di lui, e quindi il vantaggio ce lo siamo presi.